Voglio tediarvi con discorsi particolari, semplicemente che mi pare un bel momento perché appunto, come si diceva, si parte materialmente con il progetto, se ne è parlato tanto e adesso è il momento davvero di cominciare a sperimentare l'uso di questi mezzi, ma soprattutto le modalità, insomma, che sono la filosofia di questo progetto. E sono convinto che proprio solo utilizzando, solo sperimentando, solo facendo le cose materialmente, noi saremo in grado di vedere i punti deboli, i punti forti di questa idea. E, sperando in una cosa che vedendo funzionare, vedendo i mezzi che vanno, vedendo lo spostamento materiale, di passeggeri casa lavoro, lavoro casa, tutti quanti gli attori del territorio, quindi non compreso solo voi presenti, ma anche altri soggetti, si interessano a questa modalità, a questo modo di trasporto alternativo e che, come diciamo, questa metodologia attende oggi avvicini altre persone, altre aziende e altra attenzione complessiva. Quindi noi ci auguriamo che le cose funzionino bene dal primo momento, ma in realtà è proprio da adesso che si comincia davvero a tarare il sistema, le macchine e le modalità. Io voglio solo infine ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, a partire dai presenti, anche gli uffici tecnici nostri ci hanno lavorato tanto, i nostri consulenti e gli enti che si sono impegnati. Speriamo davvero di spendere bene non solo i soldini che arrivano come contributo esterno, a spendere bene le energie che tutti quanti ci hanno messo. Ci sono dei buoni presupposti, ma le idee, se non c'è un credo costante dietro, fanno poca strada, quindi speriamo che le nostre batterie elettriche insieme alla volontà facciano più strada possibile nel tempo. Un grazie a tutti sinceramente da parte della comunità correggese, che sarà incuriosita, vedo già adesso giù da questa cosa, ma la curiosità serve per capire. Questo tempo qui lo potremmo, vedo che c'è anche qualcuno della stampa, così lo prendere anche come ulteriore informazione per quanto sta accadendo a Correggio. Lo puoi attaccare alle torrette che adesso stiamo montando. Alcune sono già montate perché sono quelle che usiamo per la fiera, altre le montiamo apposta nei parcheggi via Conciapelli, credo uno lì dal bar stadio, dal palazzetto dello sport e qua dai vigili. Faremo il parcheggio credo verde come colore, riservato ai mezzi elettrici. Piazzare Conciapelli c'è già una torretta, ma forse è quella per la fiera. Questi qua sì, piazzare Conciapelli faremo, dobbiamo solo disegnare lo stallo verde perché la torretta c'è già, è quello che usiamo per la fiera. Poi Alva, hai sentito prima Davide Vezzani di Encore quando diceva che mettevano le prese, perché le puoi ricaricare anche da Eva, no? Questi... No. Ecco, allora, là ci sono delle torrette, però stanno approntando e verranno pronte, cioè fa una settimana o due, delle speciali prese sull'inferriata di Eva, perché così le puoi ricaricare anche durante il weekend quando Eva è chiuso. Invece ci puoi dire già qualcosa sul patto che il comune va a stipulare con queste aziende? Noi sappiamo, io ho scritto che ci sarà un incentivo sulla TARSU. No, dobbiamo ancora decidere che tipo di incentivo, abbiamo deciso che lo valutiamo, c'è un gruppo di lavoro che continuerà a riunirsi per affrontare i problemi che verranno fuori e abbiamo delegato a quel gruppo di lavoro la decisione su come fare
come dare questo incentivo, perché in realtà la Tarsu ha dei problemi, nel senso che la Tarsu dipende dalla superficie dell'azienda, per cui non riusciresti mai a dare lo stesso tipo di incentivo a tutti, perché se dai una percentuale è ovvio che l'azienda più grande avrebbe uno sconto maggiore. Per cui stiamo valutando robe diverse, secondo me sarà abbastanza complicato, però se la volontà